Da dove partiamo? Partiamo da dove secondo siamo arrivati. Vai. 19 novembre. Arrivati. 19. Sul sito è scritto 19 luglio. Per sicurezza tu hai scritto 19 luglio. Beh, perché luglio di solito è sempre una partenza classica. Però niente, 4 mesi veramente. Beh, però. Insomma, 19 novembre siete arrivati in Vietnam. 19 novembre siamo partiti. Sono arrivati. Un viaggettino in cui non ho dormito niente, lui sì, tanto. Io ovviamente ho dormito. Non andare mai a camera. Okay, sempre. E dopo 2 ore eravamo ad allenarci, forse nemmeno un'ora e mezza. Nello pranzo, allenamento a quartiere in caldo. Nguyen. E devastante, abbiamo perso 2 litri di sudore subito. Però è stato bello lì. Quello è il primo allenamento e poi ti ricordo che tu quell'aperitivo soft. Quello dell'OMS. Consigliato dall'OMS. Quello esatto. Con il. Che cavolo era? Primo impatto col Vietnam. Cos'era? Non ho idea. Era primo impatto col Vietnam. Cos'era? Operatore? Erano degli specie di spaghettini. Del sacchetto. Quello. Il sacchetto è quello della frutta del mercato. Esatto, c'è cioè dentro. Okay. Vedo che ti è rimasto quel gesto molto vietnamita che indica il quantitativo di qualche cosa. Certo, sì, certo. Esatto. Dopo siamo andati a cena. Siamo andati a cena in un altro posto subito, in un altro posto doc, a mangiarci subito l'ovetto quello consigliato. Io ho fatto il primo tentativo di ovetto, prima prova. Buono, alla fine buono. Tutti lo consigliavano prima delle gare. Sì. È uno che per me ormai no, è una normalità. No, qua va bene. Qua? E poi... Di cosa? Di pulcino. No. Good? No. Ma tu lo mastichi pure? La testa, una volta aperto. Perché il mio è nero, perché? Perché l'avrei aperto dalla testa del pulcino. No, giusto, va bene. Si è girato. Vai. Si vede davvero il pulcino. Ma non guardare. Apri un po' il buco. Poi pucci un pochino qua. Vai, pucci un po'. Adesso butta in bocca. Vai. E poi un po' di erbetta. Mastica la testa del pulcino, bene, le ali. Però sapore buono. Sa di pollo. Sa di pollo giovane. Pollettino. Per una quaglietta. Come si chiamano? Il McNuggets. Esatto, il McNuggets. Così facciamo per la scena. No. Cuccia un po', ah vai così, te libero, vieni. Hola. Secondo giorno, primo allenamento. Prima siamo andati alla casa del maestro Chu per la cerimonia del giorno nazionale degli insegnanti e poi ci siamo andati a fare questo allenamento ufficiale, diciamo. Io ero già stato, sì, ero già stato lì, bello. Io e la sera siamo andati in cena,
io giravo sulla caviglia, ma sotto la calza c'era, mi ricordo, qui sulla caviglia che era così, così come per ti ricordo in quel primo tentaggio, un massaggio tra Canterm, l'hotel e così era la caviglia. E lì pensi di cucina un po', e lì pensi, ma facciamo la gara. No, lì pensi come faccio la gara. Però io mi ricordo la tua faccia che guardavi la caviglia oggi, 14 secondi, così metto dramma, sì, questo. E poi io però ho un po' di lame, un maestro, molto lungo, che è gente stressante davanti, però molto inteso. Era fresco anche, forse così è già fresco, non lo so, questo qua che già c'è quasi tempo sempre, sì, tutto fluido, si doveva assumere, sì, era fresco, era fresco. E poi per un altro allenamento, classico allenamento quotidiano, e lì eravamo ormai a 4-5 giorni da legare, sì, se avessi fatto un salto
vampiro, una meraviglia, secondo me la Corpus, e non avrei potuto avere la mia stessa. Infatti poi grazie a un video, non provo nemmeno a fare la meraviglia, non ho girato, cioè, e ora è stato lanciato anche la sala di e poi il 26 è quello legato. Mi hanno detto tutto in acqua, ma io non sono proprio. E una mattina mi quando gareggio sto sopra alle 6 sono i miei rituali tranquillo. E se è questo qui è iniziato alle 6 del mattino a rompere, non ho sentito l'ansia. Cioè non era legale, anche molto piccole, sentivo la possibilità di aggiornarmi completamente carico. Però la chicca vera che stava essendo così enorme, solo che ho visto la diretta, ovviamente in quel momento in gara c'era una passeggiata di 20 metri, non so, 25 metri, 25 metri, dal momento in cui venivi chiamato, dal momento in cui ti raccavi la tua della gara, e entrava lì, ed era la tua, diciamo, la tua postura, che è l'eutanasia in quel momento, che sale al massimo, e quindi ci siamo detti, adesso cosa facciamo? Siamo zitti, non parliamo, finiamo, siamo finiti, e quindi nel senso che chi guarda il video della diretta vede due scelte che parlano, una piaccia, cantando, una canzone a caso. E quando era sul presentismo, la seconda apertura era un po' più. Sì, e prendevamo talmente in giro, quindi la seconda apertura che si è detta adesso addirittura la canzone che noi non faremo in gara. Però non ho fatto la smaltina. Non ho ricordi di quella camminata lì, che probabilmente è stato in silenzio, avrei fatto fare lì. No, io mi ricordo che è molto drammi, ma ho detto. Di asciugarci qui, ho detto, quando erano sì, perché prima c'era un incontro, c'era l'Algeria che prima passeggiava tirando l'acqua, e non mi ero bagnato, ho detto, cosa devo asciugarci? E poi perché c'era questo pulitissimo tappetino portato da sì, erano soltanto 800 piedi in quei giorni e gara divertente e quindi sono io in dubbio sotto l'anno da soli è molto più pesante, da soli è più divertente e poi basta su fuori per tutto. Abbiamo iniziato la gara in coppia individuali un po' attoniato. Sono molto più iniziale con la gara individuale, cioè, io mi ricordo che per il mondiale che quando c'è una gara individuale subito con lo supermarket siamo usciti terzi ultimi ed eravamo terzi poi però giocato il titolo su devo dire che sono stati quinti e in quanto spesso per noi anzi, riuscendo a chiudere le mani perché avevo deciso di non tagliare e il salto contro quel punto si è chiamato con suo telefono per vedere quindi so sì, anche se non avessimo fatto gli errori che abbiamo fatto probabilmente sarebbe arrivato in una posizione qua anche qua alta ma non qui tutti i giudizi così e poi pomeriggio che viene già stanchissimo, diciamo che non ho dormito, che non dormo mai, meglio che non dormire. Poi gara, questa totalmente veloce, la gara di spalla, sono arrivato, sono scaldato, poi sono le cose che sono state. E anche lì mi sono voluto dormire. E poi dopo ho capito, perché a volte andiamo in gara e fai il tuo, non ho capito bene come sia andata, invece dovevo scelto il riscaldamento di Mosetto, ma così ho sentito tutti gli altri, ma per ansia di cosa non so perché sapevo tanto perché non sarei cambiato cosa gli altri. E quindi ero completamente uscito di questo concetto. E poi quando mi ha solo che non mi ha detto, no, è vero, ancora qui. Io la tua gara l'ho vissuta con l'ansia, perché io per la sua di questo campionato ho provato
con sempre gli altri, io me stesso, quindi mi ricordo quando ero tu, io ti ho sensibilmente agitato in quel momento, se tu avevi vinto la tua parola, ci vuoi dare, e io ero distribuito. E io poi ho vissuto la tua gara, con il tuo preambolo, la mia, e io mi sono detto che per arrivare, se devo fare questo mondiale, quella più pesante per me è la gara che riguarda la parola, perché è lunghissimo, è difficilissimo, in cui è chiaramente facile sbagliare, ma soprattutto a quei livelli lì è chiaramente facile fare un errore, anche solo un errore è andare a casa. E quindi è, insomma, è stata pesante la preparazione, ma mi sono molto divertito, anche il giorno prima. Già dalla sera, secondo me, ho iniziato a pensarci che il giorno dopo c'era una cosettina lì da fare, e poi e va bene, mi sono allenato in Italia in turno, e quindi avete quel giorno che ho in due, l'Italia aveva vinto l'oro, e non ci ho visto, io ho detto, guarda, sono stato diventato abbastanza pesante, ma soprattutto era categoria della barra che non fanno tantissimi atleti ad alto livello, ma una parte del mondo in cui ci sono una marea di atleti, tantissimi atleti forti, tutti quelli forti, europei in più, tutti quelli fortissimi, extraeuropei, che comunque c'erano tutti questi atleti fortissimi, ma sono andato per divertirmi, sono andato carico, sono pressione, e la gara è uscito per nono e avevo già un po' da fatto da tutti i corti e avevo dopo altri due di chiare non sono le partite che sono qui su tutti i chiedi quindi lo guardi e dici che bello, che bello, cioè, che bello che già contro di lui. E però quando sono arrivato io ho iniziato la mia gara e a un certo punto ero serenissimo, ho fatto l'imprecisione, a un certo punto non so neanche perché, non è stato tentato secondo me l'ansia, la pressione, semplicemente è stato un errore, come può succedere in tanti anni, situazioni che abbiamo in mondiale, è più facile che succeda. E un leggero errore che però l'ho gestito bene, nel senso che mi ricordo di aver pensato, ma perché non l'hai fatto, mentre lo stavo facendo e ho pensato adesso come riusciamo da qua. E alla fine in realtà è andata bene, sono uscito, è arrivato con una medaglia di bronzo mondiale che in una categoria del genere è un campionato di questo livello è veramente pesantissimo e quindi al di là del risultato mi sono orgoglioso, e questo sono due belle gare degli altri da vedere, ma Sì, no, adesso io sono molto contento, nel senso che siamo riusciti a fare una cosa che ci siamo dati in mano. Tutto, ecco, il punto di andare è stato davanti a quattro che doveva combattere. E poi ti ho contestato quando mi hai dato la vittoria del passo. Ma lì io lei è veramente stata una cosa della legge, ma anche per noi era un disastro la vita che non è. È stato brutto perché devi fare il viaggio con la speranza lì in Vietnam. Guarda, tu devi dare degli altri, e la rocca è che tu stai male. Ma fai e lo stai male giusto. Se stai male, tra l'altro, il male che si chiama Asia. Grazie.
seguire, sudare, quando noi andiamo a fare lo shopping alla palla, a distribuire le valigie, controllare il resto, andare a pagato, non so quanti extra larghi, cioè alla fine non è niente che ho perso i conti, non lo so, meglio. E alle 4 e mezza la pullman, ovviamente non abbiamo dormito neanche un secondo, la pullman ci portava all'aeroporto per la campagna, so che c'era la nazione del Indonesia, che doveva essere la fortuna più grande. Il boss Yama, che è responsabile della lavorina in Indonesia, che ci ha preso sulla sua lata dal momento 1, io non ho capito niente, la prima mezz'ora ci ha cambiato la sigla, ci ha fatto per il pesce, non è un pesce, ci ha fatto come, ci ha messo sul van e la sera eravamo a tavola con il suo figlio, eravamo a tavola e a un certo punto ci siamo accorti che non c'era la cosa, no, ti ricordi quando c'era la cosa, guarda, ci sono le cosate. Una parola che rappresenta l'età, cosa ti è piaciuto? Cosa ti ha fatto più ridere? Cosa ti ha fatto più ridere? E cosa ti ha fatto più piangere a questo punto? Vabbè, cosa ti ha fatto più ridere? C'è qualcosa che ti ha fatto più ridere? Io la so cosa non mi sarei mai aspettato. Cosa mi ha fatto più piangere? Piangere. Ok, piangere? Ma non ho pianto? Non hai pianto, quindi... Sì, sull'oro del... La cosa che mi ha fatto più piangere è stata quando abbiamo vinto l'oro. Sì, non noi. L'Italia ha vinto l'oro. Okay. Perché noi non l'abbiamo vinto? No. L'Italia ha vinto l'oro, l'abbraccio di gruppo, ma soprattutto poi quando Francesca è andata su da sua mamma ad abbracciarla, che l'ho seguito, io sapendo cosa stava andando a fare, l'ho seguito, ho fatto il video, lì mi sono un po' emozionato, così come quando Giorgia poi ha fatto il bronzo, si è emozionata, ha abbracciato Monica e mi sono messo anche lì a fare, io ho fatto i video alle mamme ad abbracciare. Io queste cose, questi momenti non li ho visti. E sono quei momenti che mi emozionano un pochino, quelli genitore e figli, e quindi lì mi sono emozionato. La cosa che mi ha fatto più piangere? Sì. Hai pianto? Ho pianto, ma nel momento di gruppo, nell'abbraccio di gruppo ho pianto. Infatti, e qualcuno che mi ha visto mi ha detto: ma com'è possibile questa cosa? Perché io sono quello che non sorride mai. E sì, quindi. Beh, ma avete anche riso? Ma non possiamo dire niente, però, perché anche Yuri mi ha fatto straridere. Che diceva? Yuri, Popo. Basta bipparli. No. Ma una parola per questa trasferta, Lorenzo? Per descrivere Vietnam? Sì, una parola per descrivere questo momento. Una parola. Caos. Ah, bello caos. È vero, Vietnam. E niente, te l'ha rubata. Non puoi dirla. È impreparato. No, non ho capito niente. Ci ha capito niente. La prima mezz'ora non ci ho capito niente. Vietnam, non lo so, ci la dico tra 5 minuti, passiamo all'altra domanda. Cosa non ti saresti mai aspettato dalla gara? Da questa esperienza? Quando ho visto la sua caviglia dopo l'infortunio, io ho detto non la fa. Sai che io non ero preoccupato sulla perché caviglia? Perché non ero conscio, ma quando hai visto la vostra faccia, ho detto è così grave, non faccio la gara. Poi hanno parlato il loro linguaggio tecnico medico, io avevo subito soltanto un melone al posto della caviglia. Io non mi sarei mai aspettato tutto quell'interesse da parte degli altri atleti su di noi. Non questa è una risposta seria. Non su di noi, non su di noi noi due in particolare, tutto l'interesse che hanno gli asiatici, in particolare i vietnamiti, non solo quelli del team, ma tutti, nella nostra pratica, cioè di come pratichiamo noi, da quanto lo facciamo, come abbiamo iniziato, per loro è una roba talmente fuori da ogni logica. Oppure quando non mi aspettavo, quando mi ha scritto una ragazza vietnamita su Instagram, mi ha scritto per portarci dei doni il giorno successivo. Ce l'ho anch'io. Esatto, e siamo andati, io e Lori e qualcun altro. Vero. E queste ragazze sconosciute ci hanno fatto dei regali. E queste ragazze che si allenano vicino al mercato, come si chiama? Vicino al Bentan, sì, ma mi aveva detto come si chiamava? Con l'università, comunque si allenano in una cosa universitaria, ci hanno portato i gadget, i portachiavi del loro club.
Una cosa che qua non succederebbe. E niente, come chiudiamo? Lasciando un qualcosa agli altri, a chi magari non è mai stato e chi vorrà andare. A chi non è mai stato, portatevi l'Imodium. Ma non è inflazionato. Ma esatto, no, leggenda no, metropolitana. Non troppo, perché sennò poi stoppa. Leggenda esatto. Metropolitana, quella del Imodium. Può servire, ma non è detto. No, a chi non è mai stato, prepararsi a un caos folle, ma che poi non ti togli più. Cioè, dopo torni qua e la vita è troppo lenta. Clamorosamente. E prepararsi a sudare un pochino. Un pochino, ma tu sudi di più. Io sudavo lì, io di solito non sudo, ma lì. E chi ci deve tornare, muovetevi a tornarci. Che... E andiamo, prendiamo i biglietti. Prendiamo i biglietti con noi. Andare, e prendiamoli perché quest'estate bisogna tornare lì. Anche tu, Non c'è problema. Perfetto. Per tornare in Vietnam non è mai un problema. Va bene, direi che abbiamo detto abbastanza. Direi di sì. Beh, siamo questa cosa della panchina, diciamo, come Ale Franz. Esatto. Bene. Bene. Ciao, ora saluto il Farbotta. Tanti saluti, ciao. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.